L'Epica Sabrindisi si inchina ai campioni d'Italia della Virtus Segafredo Bologna nel quarto di finale della Coppa Italia, ma lotta fino all'ultimo, con grande forza, con grande volontà. Paga purtroppo ancora il prezzo pesante dei tiri liberi sbagliati e di qualche prestazione individuale opinabile, ma di fronte c'era una grandissima squadra, a cominciare da Bellinelli, coach. Sì, una grande squadra che ha giocato molto col talento offensivo nel primo tempo e nei momenti cruciali ha trovato le giocate chiave da giocatore di altissimo livello, perché Teodosic ha giocato 12 minuti e ha fatto 6 assist, per dire, e 8 punti. Bellinelli si è dimostrato ancora una volta un grande giocatore da manuale, proprio da imparare come si gioca senza la palla per liberarsi e tirare, con giocate importanti. Quindi noi non abbiamo risposto con la stessa moneta, oltre al discorso dei tiri liberi anche abbiamo avuto qualche tiro aperto da 3 punti che purtroppo non è andato a buon fine. E adesso 2 obiettivi: la normalità della condizione per tutta la squadra e il cammino in fase regolare per puntare a un altro traguardo se possibile. No, assolutamente, adesso avranno qualche giorno di stacco perché c'è anche la pausa per la nazionale. E dopodiché sicuramente questo terzo di stagione è cruciale, importante già fin dalla prima partita, quindi io spero che la squadra sia sana e si presenti al meglio, e penso che noi si possa assolutamente migliorare e prendersi delle soddisfazioni.